Ciao ragazzi, sono il signor Karin, sono qua per la parte spoiler di Dune. Ho già fatto quella no spoiler che metto qui sopra, per qualunque evenienza. Bene, io l'ho visto al Festival di Venezia 2021, quindi in anteprima uscirà il 15 settembre questo video, quindi un giorno prima dell'uscita al cinema, poi lo recupererete, suppongo, quando uscirà il 16, oppure qualcuno è troppo curioso e vuole sbirciare. Beh, ma non importa, in entrambi i casi sono qui pronto per parlarvene. Bene, io direi che parliamo un po' della trama e commento il film in modo ampio, così che abbiate una visuale completa del mio giudizio. Bene, leggerò i nomi perché non me ne ricordo, cioè dovrei dire il padre di Chalamet, la madre di Chalamet, tizio di là, tizio di qua. Invece, così leggendo su Wikipedia i nomi sarà anche più facile per me. Bene. Il film, come detto, è interessantissimo dal punto di vista visivo, straordinario, però andrei un attimo sulla trama prima, perché è dannatamente semplice in realtà, se vogliamo. Questo non so se il rapporto col romanzo sia così. No, penso sia molto più complesso da quello che ho sentito dire, però andiamo. Sta cadendo. Così, rimaniamo così, non si muove. Ok, dicevo che suppongo sia molto più complesso. Bene, il film nella prima parte ci introduce un po' quelli che sono i punti della narrazione, quindi ci introduce il mondo l'impero, tra virgolette, di Leto Athedes, interpretato da Oscar Isaac, e della sua famiglia, tra virgolette, quindi la sua, come dice qua, concubina Bena Gesserit Lady Jessica, che è interpretata da Sarah Ferguson, e del figlio che ha avuto con lei, che è Chalamet, Paul. Bene, e qua c'è una parte iniziale dove si introducono tutte queste dinamiche del loro mondo, che però hanno un impero, ma c'è qualcuno che vuole, ovviamente il cattivone di turno, spodestare questo diritto al trono, questo trono, da parte quell'imperatore, quella sorta di figura oscura, non ricordo il nome, e a cui sottoposto c'è Bautista, se non ricordo tutti i nomi, però i ruoli sono quelli, quindi. Benissimo, e abbiamo questa prima parte dove il nostro Chalamet deve fare un corso accelerato dei suoi poteri, perché in effetti lui ha dei poteri, e inizialmente scopriamo anche che il nostro Paul ha il dono delle visioni. E c'è questa visione, come si dice anche nel trailer, che l'ossessiona, ovvero vedere Zendaya. Essenzialmente, Zendaya nel deserto, Zendaya di là, Zendaya di qua. A un certo momento abbiamo anche, nella parte della prima mezz'ora, dove abbiamo introdotto tutte queste dinamiche, finalmente un incontro fondamentale fra Paul, che viene portato dalla madre a incontrare una donna molto molto misteriosa, che è tale, ora vado a leggere perché i nomi sono un disastro, come detto, Gaius Ellen Moyam, interpretata da Charlotte Rampling, che è la, come dice qua, reverenda madre di Rebecca Ferguson e veridica dell'imperatore, quindi al servizio dell'imperatore. In questo caso si deve mettere alla prova le abilità di Paul, e quindi c'è quella scena della mano, ecco, che è molto forte. Là è bellissima la scenografia, riesce perfettamente a rendere anche la tortura psicologica. È molto interessante che non è esplicita completamente, ma ti rende, perché poi c'è Charlotte Rampling che è completamente coperta, quindi c'è ancora di più quel senso. E abbiamo che Rebecca Ferguson è una donna che, capiamo, si è allontanata dal gruppo governato dalla Rampling, e che è diventata umana, fra virgolette, si è mischiata in mezzo agli umani e per amore, fra virgolette, si è allontanata dal suo gruppo di appartenenza, perché anche lei ha dei poteri. Quindi chiaramente già la storia qua si intensifica. Peccato qua che non ci sia un flashback su questa cosa, o comunque una qualche riga di spiegazione, perché il film poi era troppo lungo, quindi non l'hanno messo. Però è interessante quest'idea. E in poco viene sviluppata anche abbastanza bene, secondo me, perché poi qua il film deve in effetti ancora accendersi. E dopo la prova, che mi ha ricordato un po', e dopo che è stato messo alla prova, Paul, che mi ha ricordato un po' Neo con Morpheus nella stanza di Dojo,
Ecco, era molto quello. C'è la prova con la Rampling che accetta, diciamo, e conferma che Paul sia all'altezza del compito, quindi perché ha subito questa prova di dolore e di volontà, e se ne va. È bellissima la scena in cui Villeneuve fa vedere come se ne vadano questi, che ricordano in parte gli alieni di Arrival, cioè arrivano in questo modo e se ne vanno con questa maestosa fotografia, regia, eccetera. Qui il film finalmente si accende a livello di trama, perché si era già acceso a livello di contenuti, e allora si va sul pianeta ben noto, ma Arrakis. Arrakis perché c'è questo problema che l'unica fonte della sostanza più preziosa dell'universo è la spezia, questa droga, come dice qua, che allunga la vita, che viene usata un po' da tutti i più potenti. Non ricordo se anche da Charlotte Rampling e suoi, suppongo di sì, ammetto la mia ignoranza su questo. Bene, qua si comprende già perché ci sono dei flashback, spezzoni in cui si vede anche il cattivo, che è questo tizio che sembra uscito dall'esercito delle 12 scimmie di Gilliam, che è abbastanza viscido, brutto, cioè una cosa oscena, e ci sono i piani, di questo tale che attraverso Bautista dice: dobbiamo attaccare, dobbiamo fare, dobbiamo dire. Ok, qua è molto Star Warsiano, se vogliamo, secondo me, a grandi linee. Cioè, ho trovato forse il problema è proprio che è troppo semplice in questa dinamica e politicamente non l'ho trovato così ambiguo l'opera. Forse sicuramente nel romanzo è molto più complicato di così. Villeneuve ha fatto una scelta un po' più semplicistica, suppongo, perché è buoni contro cattivi. Molto manicheo, almeno fino a questo punto. Cioè, era più interessante il fatto che il gruppo governato da Charlotte Rampling fosse, come vedremo dopo, ambiguo, perché in effetti vende, tradisce, sia la figlia che l'imperatore ai cattivi, ecco, fra virgolette. Quello è già interessante, perché la Rampling, il ruolo della Rampling non è soddisfatta di quello che sta vedendo, non vuole che si mischino troppe razze, e quindi in questo modo, qua farò degli errori, quindi tutti i fan del romanzo, no, è sbagliato questo termine, sapete, non so un cazzo del romanzo, quindi mi scuserete, please. Poi, ovviamente, lei venderà l'imperatore perché si fa capire che spingerà questi cattivi a saltare la base con informazioni super preziose, suppongo. Beh, comunque, arriviamo su Arrakis. Su Arrakis il film sboccia finalmente. Abbiamo qua un uso degli interni straordinario, perché davvero sembra una sorta di mondo medievale, ma abbastanza tecnologico. Qua Villeneuve dà il meglio di sé con larghi inquadrature, larghi piani, larghe qua tu è dall'alto, dove c'è un uso di colore straordinario e dove gli abiti sono fondamentali, dove si scopre subito che è un deserto molto molto ostile. Infatti fa un buon lavoro Villeneuve nel farci intendere che il deserto è pericoloso, ci sono i vermi giganti, ce lo fanno dire, poi si dice anche che non si può respirare lì sotto senza una maschera adeguata, quindi ci preparano. E qua è uno dei problemi perché sappiamo che andando in quel deserto è un po' troppo didascalico, è un po' troppo lanciato nella bocca dello spettatore il fatto guarda che il deserto è pericoloso. Vabbè, comunque, arriviamo e siamo nella cittadella, che è una cittadella dove c'è l'impero e dove l'imperatore si mostra subito duro perché chi la gestisce quella cittadella per lui non è abbastanza abile, non riesce a avere abbastanza spezia, come si chiama questa droga? La spezia, perché ci sono questi Fremen, scritto Fremen, come Freeman, no? Wow. Fremen che vivono nel deserto, non hanno paura di affrontare i vermi, sono i tipici nomadi super fighi e cattivissimi che poi vedremo verso la fine del film, che non permettono questi scambi perché non sono diffidenti, e l'imperatore cerca di una via di mezzo, una linea diplomatica con uno di questi che ha in quella base, ecco, essenzialmente. Quindi
Quindi è interessante, qua abbiamo i primi sviluppi a livello politico, è interessante, ma poi quest'uomo se ne va. Benissimo. Qua, come dicevo, negli interni, Paul, che è il protagonista, che dicono che sia freddo, lo è, però a me non dispiace, perché al pari del ruolo che ho apprezzato di Brie Larson in Capitan Marvel, non sempre un personaggio freddo è anche poco interessante. Paul forse non è ancora del tutto sviluppato, non sappiamo troppo di lui, e questo è il punto. Forse ci dà, è questo che è il problema. Comunque, Paul impara tantissimo all'interno di questa cittadella, la chiamo io, e impara usi e costumi che serviranno poi successivamente. A questo punto arriva il tradimento, che è un po' telefonato. Ah, abbiamo, scusate, Jason Momoa. Momoa che rompe come vecchio amico, che è il tipico soldato che sta fuori dagli schemi, ma che però è il più forte. Devo dire che qua mi è sembrato abbastanza bravo il nostro Jason, il nostro Aquaman, perché fa il suo ruolo. Villeneuve l'ha scelto bene, cioè con questo sguardo, con questo sorrisone aggressivo, che si sa battere, con queste spade stranissime che non saprei descrivere, che come se vibrassero, quindi non lo so, poi c'è anche questi sorta di poteri molto particolari di questi guerrieri, va bene, lo vedrete. Jason Momoa, secondo me, è bravo e si dimostra anche l'unico che è un esploratore, quindi dà informazioni essenziali. Voglio andare a recuperare questa cazzo di spezie, va bene. E in effetti vanno in questa zona industriale dove fanno la spezia, ci sono dei pericoli che però riescono a superare, e poi andiamo verso il finale con la trama, dove in effetti c'è l'attacco di notte, rigorosamente di notte, dei cattivoni che sono entrati nella base in qualcuno e fanno una strage, e ovviamente c'è il grande sconto, se vogliamo. Diciamo parte 1 e parte 2. Parte 1 all'interno, dove muore Oscar Isaac, è un po' didascalico. Cioè, io quello che ho detto nella parte non spoiler è che questi passaggi sono troppo chiamati. Di solito ci vuole un po' più di tempo per non renderli così evidenti, ma chiaramente già il film è di 2 ore e mezza, forse avrebbe dovuto aggiungere un quarto d'ora in più, probabilmente. Però sono telefonate anche se ben fatti. Mi ha dato fastidio non tanto Momoa che combatte, che si sacrifica da solo. Forse si poteva evitare, perché lui fa chiudere una porta alle spalle, per cui fa fuggire Rebecca Ferguson e il figlio Paul, che poi dovranno accertarsi della distruzione di ogni uomo che era presente lì del loro impero e del padre. Oscar Isaac, ovviamente bellissimi gli interni, bellissima la fotografia, neanche a dirvelo. E loro scappano su questa navicella, un po' Star Wars, no? Se vogliamo. Sì, è venuto dopo Star Wars, però forse nei romanzi, i romanzi erano diventati forse punto di riferimento per tutti il fantasy successivo, non lo so. Comunque, molto Star Wars, scappano. Ma qua Paul, per sfuggire alle navicelle dei cattivoni, pare 3-4, fa il solito gioco di andare in mezzo a sorta di asteroidi, mi pare, che l'ho visto 5-6 giorni fa, non mi ricordo esattamente, comunque ostacoli, e poi c'è il vortice di sabbia, dove non si può passare, chiaramente. E lui ci riesce in qualche modo, che spegne il motore in modo che venga sparato in alto per poi atterrare e poi accendere il motore in discesa, quindi sopravvivendo al ciclone di sabbia. E abbiamo ovviamente che si schiantano contro il pianeta. Qua è interessante perché c'è l'uso, cioè il fatto che stanno morendo di sete e che respirano male, senza maschera. Però è bellissimo il fatto che la tuta, perché hanno questa tuta anti-deserto, insomma, per resistere ai pericoli ambientali del deserto, loro trovano acqua perché nella tuta è rimasto qualche goccia, cioè è molto bella come cosa. Vabbè, comunque. E loro finalmente si ricongiungono, cioè finalmente in realtà, si ricongiungono con il gruppo dei Freemen.
caso però, perché scappando dal verme, che è una cosa bellissima, cioè è questo verme enorme che apre le fauci, ma sembra un buco nero. È una cosa spettacolarissima. Vengono salvati all'ultimo momento dai Fremen, e lui, che sta per lanciarsi all'attacco per difendere la madre, perché vengono assediati su questa sorta di rupe. Ecco, loro camminano e sono assediati da tutte le parti. Ecco, lì il nostro Paul riconosce Zendaya e vede anche un altro uomo, perché nella sua visione Paul doveva affidarsi a questo uomo, però questo tale lo sfida a duello. Cioè, nel senso, c'è uno scontro dialettico in cui non si capisce se vogliono ucciderli o farli prigionieri, e per una ragione questi due si scontrano. Però noi sappiamo che teoricamente nella visione quest'altro uomo dovrebbe aiutare Paul. E allora qua si innesca un gioco molto bello, secondo me, dove si gioca con lo spettatore. E allora ci chiediamo come andrà a finire. Quindi qua è leggermente meno banale di quello che si è visto prima a livello di scambio di passaggi narrativi. Però nel finale Paul, come sappiamo, uccide quest'uomo, e Zendaya, fra virgolette, accetta di aiutarlo. Perché? Perché Paul si offre di entrare nel loro gruppo, a differenza della madre, che non vorrebbe. Ok? Ma perché lui entra in quel gruppo? Perché ha una visione, anche un flash forward, del fatto che lui insieme a... perché Zendaya indossa la sua stessa tuta da combattimento, quindi capisce che deve entrare in quel gruppo per poter riscattare la morte di suo padre e vendicarsi. Essenzialmente è questo. La scena, questo finale, mi ha messo i brividi, perché quando noi vediamo Zendaya, allora lì il film davvero si accende, mi ha davvero colpito, e ho trovato lei bravissima in quelle poche scene. Chalamet è bravo, ma forse il personaggio non è ancora troppo sviluppato. Rebecca Ferguson molto brava. Quindi devo dire che nel complesso il film narrativamente poteva fare di più. Chiaramente, ma non tanto in quello che racconta, ma nei passaggi che sembrano un po' troppo svelti e sembrano stereotipi di Signore degli Anelli, Star Wars, cioè poteva Villeneuve, pur rispettando il romanzo di base, suppongo, essere un po' più intelligente nel mascherare certi passaggi narrativi. Come hai detto, ti dicono: guarda, il deserto è pericoloso per queste ragioni, e poi vanno nel deserto. Sì, il film intrattiene, colpisce per le battaglie, per tutto quello che è, per i colori, per la fotografia. Può piacere moltissimo. A me è piaciuto, non mi ha fatto impazzire perché voglio aspettare il resto della storia. Credo che abbiano poco da lamentarsi quelli che già sono pronti col dito, visto che ma non è autonomo, non si conclude qua. Ma scusate, vi siete beccati 22 film della Marvel e ci scassate la minchia per Dune. Scusate. E dai. Detto questo, concludo qua la parte, il video, fra virgolette, dicendo che merita anche solo per il lato tecnico, e che ho trovato comunque l'opera molto molto godibile. Avrei voluto, preferito, momenti filosofici più spesso inseriti, soprattutto quando c'è la Rampling, che secondo me sono il suo gruppo, quelle suore, insomma, suore vestite di nero, che fanno una paura fottuta, e avrei voluto vedere più quello magari talvolta, perché il film ti accenna degli aspetti filosofici che non porta fino alla fine. Peccato, avrei tolto un po' di action magari per dare un po' più di spazio a quegli aspetti lì. Però vabbè, Villeneuve ha fatto delle scelte per far innamorare il grande pubblico, forse avrà ragione. Io sentirò critiche su questo film, ma penso che per la maggior parte siano insensate. Ma vedremo, vedremo. Dai, allora, voi siete pronti o avete già visto questo film? Cosa ne pensate? Vi ha fatto impazzire? Datemi anche un voto, perché questo forse è uno dei cult dell'anno. E sono curioso di sapere la vostra.
Ciao ragazzi.